Lista dei cittadini, MPP e TEG, Viviamo Ivrea e Movimento 5 Stelle, hanno depositato ieri in comune ad Ivrea la richiesta di annullamento della delibera 137 dello scorso 5 luglio, con la quale la Giunta ha dato il via libera definitivo all'iter dell'adeguamento della palazzina dell'area Montefibre che dovrà ospitare il nuovo tribunale. Una scelta che, secondo le tre forze di minoranza, va contro il principio di trasparenza che tutti in campagna elettorale hanno sbandierato e che lascia qualche ombra anche sia sulla procedura adottata, sia su alcuni aspetti tecnici della delibera stessa. Una richiesta, insomma, di autotutela per la Giunta e per il Consiglio. È una delibera che è stata fatta di giunta, mentre per noi sarebbe stato sicuramente molto più nel senso della trasparenza e della partecipazione appunto almeno dei consiglieri comunali fare che questa delibera venisse sostenuta attraverso il passaggio in consiglio comunale. Anche perché noi crediamo fermamente, siamo tre gruppi variegati sotto il profilo politico, se vogliamo, ma tutti e tre abbiamo espresso nella recente campagna elettorale appunto l'importanza del concetto della trasparenza e della partecipazione. E ci siamo resi conto che questa città, se il 40% dei cittadini di questa città non è andato a votare, è proprio perché negli anni si è cercato di attuare un meccanismo che ha allontanato sempre di più il cittadino dalla conoscenza di ciò che avviene nel palazzo comunale, in questo palazzo foderato da questa impalcatura, e quindi noi ci siamo posti come obiettivo quello di cambiare proprio invertire questa tendenza. Cioè vogliamo che quanto succede in questa città non venga conosciuto quando è realizzato, quando tutti i giochi sono stati fatti. Vogliamo che il dibattito e il confronto sia all'origine e che quanto viene deciso venga conosciuto dal maggior numero di cittadini. Perché io mi accorgo costantemente andando in giro per le vie di questa città che i cittadini non sanno nemmeno chi è stato eletto, non sa nemmeno che cosa viene deciso nel Palazzo Comunale. È di lì che parte l'anomalia delle amministrazioni pubbliche ed è su quel punto che dobbiamo essere incisivi. È una mano tesa al confronto alla maggioranza. Certo, noi non siamo i depositari della verità, non pensiamo di avere individuato in assoluto tutti gli aspetti no, non coerenti, non congrui di questa delibera fatta di giunta. Noi abbiamo semplicemente quasi dato un suggerimento all'amministrazione di rivedere se nelle righe di questa delibera si possono intravedere degli aspetti per cui sarebbe più opportuno, proprio per dare anche un segnale di apertura anche da parte del sindaco e della giunta, di apertura verso il Consiglio Comunale, verso una tranquilla e serena trasparenza nei confronti della città. Nulla di più di questo. Problema politico, ma anche, dicevamo, problemi tecnici, incongruenze e osservazioni fatte dai cittadini che non sono state viste dal Consiglio, non sono state discusse e non sono state controdedotte. Diciamo che da un esame che abbiamo fatto sono usciti degli aspetti quantomeno curiosi. Per esempio, delle aree che erano destinate a parcheggio pubblico, indicate con la lettera PP sul piano regolatore, sul vecchio piano particolareggiato, sono state mantenute con la stessa dizione, però è stato cambiato PP in parcheggio pertinenziale, che ne stravolge il significato, lo assegna al privato. Tra l'altro, ci sono delle aree che vengono giustificate oggigiorno come parcheggio privato per questioni di sicurezza del Tribunale, che chiunque sa sono recintate da 6-7 anni, addirittura sono state comprate da società partecipate dal Comune. Situazioni che sicuramente non rendono leggibile la variante fatta e che probabilmente meriterebbero un po' più di dialogo e di dibattito anche in Consiglio Comunale, proprio in veste di una partecipazione e di una visibilità per i cittadini. Nessuna obiezione sul fatto che il Tribunale debba avere i suoi spazi e che sia una risorsa possibile per Ivrea, spiegano gli esponenti delle tre forze di minoranza. Ma il punto resta. Perché
Perché, se l'adozione dell'avvio della procedura è avvenuta in Consiglio, la chiusura è stata fatta di giunta? Ci sono delle differenze, poi quello che è del tutto anomalo è che nella prima fase è stata fatta di Consiglio Comunale, l'adozione è stata fatta ad ottobre di Consiglio Comunale, per cui l'approvazione definitiva, primo, non sembra avere carattere di urgenza perché sono passati 9 mesi, per cui è rimasta nel cassetto sicuramente a lungo, ed è del tutto anomalo che l'iter di una variante sia questo, anche perché così facendo non è stata data visibilità alle osservazioni che alcuni cittadini avevano fatto e che non sono state poi controdedotte in Consiglio Comunale. Per il Movimento 5 Stelle le due questioni diventano una. Metodo e merito sono sbagliati. La delibera deve essere annullata, deve arrivare sui banchi del Consiglio e lì qualcuno deve dare anche le spiegazioni su quelle questioni tecniche che la delibera sorvola o che non sono state rese note. Sì, assolutamente, questa delibera che è la 137 praticamente fa in modo che queste decisioni siano passate attraverso la Giunta senza il parere del Consiglio e noi ci opponiamo proprio a questo modus operandi che non ci piace per nulla, soprattutto perché in campagna elettorale anche il PD aveva con forza rivendicato la partecipazione e adesso che ci ritroviamo con scelte che cadono direttamente sopra la nostra testa abbiamo cercato di opporci presentando delle osservazioni a quanto deliberato in questa delibera di giunta. Perché senza una discussione in consiglio certe cose non convincono. Esatto, secondo le nostre osservazioni, a cui hanno contribuito anche alcuni cittadini, pare che anche proprio per un discorso di legge queste tematiche vadano portate in consiglio e non solo in giunta e quindi richiediamo a gran voce che questa delibera venga annullata e che segua un iter corretto. Una minoranza insomma che fin dai primi passi sembra voler far capire che starà con il fiato sul collo della Giunta.